voi mi perdonerete se io parlo un po' della partita, perché non vorrei commentare, non avrei mai avuto commentare una cosa del genere. È veramente inspiegabile quello che è successo quest'anno, che questa partita fosse stata messa in calendario il 29 ottobre, io ho segnalato questa incongruenza fin da appena è venuto fuori il calendario. Non so per quale motivo si giochi, non voglio neanche sapere chi è responsabile, però credo che ci voglia qualcosina in più in un momento in cui la situazione economica è quella che è, si può fare pallavolo anche con meno soldi, come lo stiamo dimostrando noi, fra l'altro, già da due anni. Per fare questo però ci vogliono dei dirigenti o tutti dei leghi che abbiano un pochino più di coraggio, che abbiano più coraggio sulle idee, che abbiano intenzione di investire quei pochi soldi che hanno su degli staff tecnici di primissimo livello, perché altrimenti rischiamo veramente che la nostra pallavolo scivoli molto molto indietro. Ed è necessario che ci sia qualche novità in più rispetto al passato. Poi vorrei anche pubblicamente ringraziare la Federazione Ungherese, perché noi diamo Orban per gentile concessione della Federazione Ungherese, perché altrimenti non avremmo avuto nemmeno lei. E non so come avremmo giocato questa partita se non c'era nemmeno loro. Oggi sono stato costretto a mettere in campo un giocatore che è al 50%, che fra l'altro ha dato un grande contributo, ma io non ho mai fatto una cosa così nella mia vita, nella mia carriera di allenatore, so ero molto preoccupato perché la VAR non è ancora pronta, infatti lei si è limitato sugli spostamenti giustamente, era lì al centro, ogni tanto non andava a murare perché aveva paura, ma giustamente, e quindi è stata, secondo me, noi siamo felici ovviamente perché abbiamo preso la partita, ma è proprio perché abbiamo vinto mi permette di queste cose, perché se avessimo perso sicuramente la gente ecco si attacca a questa cosa qua. Invece ho rischiato tanto sulla salute di un giocatore, cosa che non avrei mai voluto fare nella mia vita, ma non potevo farlo diversamente. Io mi auguro che vada tutto bene, che il recupero, per adesso abbiamo bisogno di riposo, per cui spero che il recupero per lei sia positivo e che possa rientrare in campo. Come si passano adesso queste tre settimane con quasi nessuno? Purtroppo perderemo del tempo, questa è la verità. Cioè, ovviamente perderemo del tempo relativo, nel senso che continuerò a allenare i giocatori che ci sono, ma voi capite bene che va via anche Horvat, avete visto come era la squadra stasera, va via anche Nomiku, perché Nomiku in presto ce l'avete già in tavola, per cui capite di cosa vi rimane. Questa è la situazione, la Coppa del Mondo c'è sempre stata e quindi questo è, diciamo, un male solamente mio, nel senso che sono io che sono stato sfortunato o fortunato, eccetera, come volete, per il fatto che ho avuto molte convocazioni nazionali e quindi non riuscirò a lavorare sicuramente come avrei voluto, ma bisogna fare necessità virtù. Una cosa invece che sicuramente si poteva fare qualcosa è proprio questa prima calendario, questa è sicuramente inconcepibile. Non ho mai visto in 12 anni, credo, una cosa del genere, di Coppa del Mondo non ho già visto, però non ho mai visto una cosa del genere, onestamente.